Il fermo pesca sicuramente non potrà continuare ad essere un periodo di ferie retribuite a carico dello Stato attraverso i fondi europei. È così che l'assessore Settimio Capriotti, durante l'evento Parti al Porto del 23 agosto, ha commentato l'attuale sistema vigente nella nostra zona. Il fermo pesca, infatti, scontenta un po' tutti, anche gli stessi operatori che in qualche modo trovano che i finanziamenti statali non coprono le spese che loro hanno. Sbagliati i periodi nei quali si attua il periodo di riposo biologico ed anche le zone di riproduzione della fauna ittica vanno individuate meglio. Inoltre, occorrerebbe creare un tavolo di lavoro che colloqui con la Regione Marche e con i vari ministeri del settore pesca, che sono sicuramente troppi. E bisogna dialogare anche con tutti i comuni costieri dell'Adriatico, compresa la Croazia e tutte le altre nazioni che si stanno rapidamente attrezzando per entrare in competizione con la nostra marineria. Il settore pesca ha dunque bisogno di una semplificazione della normativa e di soluzioni mirate, sia dal punto di vista economico che scientifico. Già più di 10 anni fa, per esempio, Legambiente lanciò l'allarme per creare delle zone di ripopolamento in tutto l'Adriatico. Del fermo pesca se ne parla ormai da tanti anni, qui a San Benedetto e non solo. Per molte ragioni se ne parla, perché così come è congegnato il fermo pesca da tanti anni, non risolve le situazioni, ma scontenta un po' tutti, sia gli operatori della pesca che quelli dell'indotto. Bisognerebbe cominciare a ragionare su altri livelli e in altro modo, per esempio individuando dei momenti scientificamente più giusti per attuare un fermo pesca che non necessariamente debba essere così lungo e non necessariamente riguardare tutto l'Adriatico.